Cari amici telespettatori di San Marino Web TV, un buongiorno da Axel Paderni. Torniamo a concentrarci sulle elezioni politiche del 25 di settembre nella vicina penisola italiana. Abbiamo voluto incontrare un altro dei candidati per la Camera residenti a San Marino. Incontriamo Elia Rossi, che è candidato per la circoscrizione estera Europa della lista unica di centrodestra, al quale diamo un caloroso benvenuto. Grazie mille, sono molto contento di essere qui con voi, è veramente un grande piacere. Beh, le elezioni e soprattutto la fatidica data del 25 di settembre si sta avvicinando. Come sta procedendo la campagna elettorale? In realtà io ne sto facendo due di campagna elettorale, perché ne sto facendo una in territorio sammarinese e una in Europa. Perché dico che ne facciamo due? Perché capite che io sono un cittadino italo-sammarinese, quindi è la prima volta nella storia, da quando c'è la Repubblica di San Marino, quindi dal 301, che un cittadino sammarinese è candidato alla Camera dei Deputati. Questo fa sì che a San Marino questa cosa va spiegata, perché appunto non c'è uno storico di un cittadino sammarinese candidato a Roma. Quindi è tutto nuovo, è nuovo. Io ho aperto una sede elettorale a Serravalle, quindi non c'era mai stata una sede elettorale di un movimento italiano a San Marino, quindi cartelloni, le conferenze, o semplicemente spiegare ai cittadini che cos'è. E soprattutto due, perché oggettivamente i temi sono in alcuni casi simili, quindi i problemi che noi affrontiamo, in alcuni casi quelli degli italiani residenti a San Marino sono simili a quelli degli italiani sparsi in tutta Europa, in altri invece sono molto più specifici. Basti guardare per capire che c'è una differenza comunque tra i due elettorati, il dato dell'affluenza al voto. Nel 2018 la media europea era attorno al 30% degli italiani residenti all'estero, la Repubblica di San Marino ha espresso il 70%. Questo perché chiaramente San Marino è all'interno del territorio italiano e quindi vive la quotidianità anche italiana, cioè un telegiornale che si guarda in Svizzera è un telegiornale diverso da quello che si guarda a San Marino, quindi la rete e anche i canali di Stato danno un'informazione diversa. Sulla base di questo abbiamo tarato due campagne elettorali. Stanno andando bene, sono brevi ma intense, quindi alla fine lo sforzo è molto più che nelle elezioni normali, perché sai, in Italia effettivamente si vota il 25 di settembre. A San Marino stiamo votando, la realtà è questa, cioè fra 3 giorni, 4 giorni, al 18-19 di settembre è finito tutto. Quindi voglio dire, dobbiamo correre, correre, correre molto di più che delle altre parti. Quindi, però sono molto soddisfatto. La risposta mi sembra attenta, mi sembra coinvolta, mi sembra che la gente sia molto coinvolta in questa operazione e adesso vediamo come andrà. Alcuni motivi per i quali gli elettori dovrebbero votarla. Ma guardi, qui ci sono due temi. Uno è quello politico, vogliamo dire così, quindi ci abbiamo da una parte, io ho un'appartenenza politica molto chiara, sono 15 anni circa che faccio attività politica, nasco consigliere comunale nel mio comune, poi divento assessore, vice sindaco e arrivo a fare sindaco. Quindi io parto dal basso e faccio tutti i gradini conquistandomi, tra virgolette, quelli che sono i consensi, perché poi nelle elezioni dei consigli comunali è un po' come nella circoscrizione estero: per essere eletto servono le preferenze, non le chiacchiere, perché se la gente non ti vota, non scrive il tuo nome e cognome, tu non vieni eletto. Io ho maturato una certa esperienza e quindi credo di poter dire che, oltre a quella che è l'appartenenza politica, che soprattutto a San Marino, secondo me, in questo momento passa decisamente in secondo piano, qui c'è una questione di affidabilità, qui c'è una questione di serietà, di conoscenza di quello che è la materia politica, perché poi sa, la politica si può affrontare in tanti modi, no? La si può affrontare con scherno, quindi c'è chi la deride, c'è chi invece fa attività politica in modo serio, c'è chi vuole riformare tutto per poi riformare veramente poco, c'è chi invece, secondo me, con serietà si siede attorno ai tavoli, parla con tutti, a prescindere da quello che è lo schieramento politico che si trova davanti, ascolta i problemi delle persone e su quei problemi inizia a lavorare. Ecco, io mi propongo di fare questo, di creare un nuovo ponte politico tra l'Italia e San Marino,
perché per la prima volta c'è un italo sammarinese che può fare questo. Quindi chiaramente avere un rappresentante degli italiani all'estero che è anche cittadino di un altro stato crea inevitabilmente un filo diretto tra quelle due comunità. Quindi tra San Marino e l'Italia ci sarebbe un punto in più, diciamolo così, una nuova via di passaggio, una nuova via per arrivare a Roma. Per quanto riguarda invece la comunità europea, quindi per tutti i nostri residenti sparsi per l'Europa, c'è una questione proprio di praticità. Io ho vissuto quotidianamente le difficoltà che gli italiani residenti all'estero ce l'hanno. Abito a San Marino per la prima volta con un permesso di soggiorno, quindi io arrivo a San Marino con permesso di soggiorno, quindi so cosa vuol dire abitare in un altro stato, non essere né residenti e né tanto cittadini. Poi faccio frontaliere, quindi ho lavorato qua anche come frontaliere, quindi anche quello è un tema che conosco molto bene, le doppie taste, la questione delle targhe, tutti i temi che ho vissuto in prima persona sulla mia pelle. Poi divento torno, anzi, cittadino sammarinese, perché io poi sono cittadino sammarinese di origine, quindi dopo una battaglia, quindi ho fatto anche la battaglia per vedere riconosciuti i miei diritti, torno cittadino sammarinese. Avendo però maturato in questi miei 39 anni di vita tante esperienze anche dall'altra parte, come amministratore ho vissuto quei problemi di chi me li portava, cioè un cittadino svizzero che ha la casa Montegrimano. Per citare un esempio, cosa facciamo con quelle tasse? L'immondizia, quanto deve pagare? E, le tasse sulla pensione, come le affrontiamo? Quindi, perché votare per me? Perché oggettivamente credo di aver maturato una buona esperienza sul campo, che è sotto gli occhi di tutti perché è oggettiva e non soggettiva, e credo di avere le carte in regola per poter rappresentare al meglio le nostre comunità. Dico le nostre perché sono quella degli italiani in Europa. E quella degli italiani a San Marino che hanno un posto speciale dentro di me. Beh, a questo punto, volendomi proprio riallacciare su quello che è ovviamente è stata la sua risposta, c'è da dire che i rapporti tra Italia e San Marino storicamente sono sempre stati, direi, più che buoni, però c'è da dire che nell'ultimo periodo ci sono stati alcuni nodi abbastanza importanti. Lei ha voluto proprio citare il caso delle targhe, ma non è il solo. Quindi, se fosse eletto, com'è che si potrebbe ovviamente impegnare, non per risolvere, certamente, però perlomeno poterlo affrontare. Ma guardi, il caso Targhe è emblematico. Intanto sorrido quando altri candidati di altri schieramenti vanno ad imputare al centrodestra la colpa di questo. Io non vorrei dire, ma mi sembra che il primo governo Conte e Salvini fa il decreto sicurezza, il presidente del Consiglio dei Ministri mi sembra che si chiami Giuseppe Conte e viene votato all'unanimità. Quindi intanto spostiamo due questioni. Il primo è la colpa del caso Targhe. È di Salvini e quindi del centrodestra, presidente del Consiglio, non era né Berlusconi né tantomeno la Giorgia Meloni, che era l'opposizione, sempre stata l'opposizione di quei governi. Quindi imputare tutta la colpa al centrodestra mi sembra una certa cosa. Però vede, lì non c'era la volontà di colpire San Marino, lì c'è stata una mancanza di rappresentanza politica, cioè come si pongono i problemi, le questioni tra due stati? Di solito si pongono a livello istituzionale. Quindi il governo italiano fa un provvedimento, quel provvedimento va in vigore, diventa una legge e quello impatta inevitabilmente sugli altri territori circostanti. Se noi avessimo avuto una persona come me, quindi un candidato del territorio, magari proprio sammarinese, prima che quel provvedimento venisse approvato, fare un emendamento con una riga dove scriveva: presente decreto non viene applicato a Città del Vaticano e alla Repubblica di San Marino. Avremmo risolto. Sarebbe stato di una velocità incredibile, non avremmo avuto alcun problema a riguardo e saremmo riusciti politicamente, non amministrativamente, a risolverlo. Oggi perché si fa fatica? Perché, e questo io lo vedo da me quotidianamente, quando un provvedimento diventa una legge, riprendere quel provvedimento e andare a cambiarlo vuol dire mettere in moto un iter che per mille ragioni diventa complicatissimo. Voi sapete che il primo governo Conte cade e quindi la sanatoria di quel provvedimento inizia e finisce. Nasce il secondo governo Conte.
parte il provvedimento, si inizia la sanatoria, si arriva fino a un pezzo, poi ricade il governo, perché abbiamo sanato solo la parte che riguarda le imprese, non ancora quella delle famiglie. Il terzo governo, che è quello di Mario Draghi, inizia, affronta il tema e ricade un'altra volta il governo. Allora, dopo è sempre difficile intervenire, prima è diverso. La prospettiva qual è? Con un canale diretto all'interno, il problema è risolto a monte, cioè non viene neanche creato. È lì. Perché politicamente, se io devo andare a battere i pugni con la mia maggioranza, lo posso fare molto di più di quello che un ministro italiano o un segretario di Stato può fare, perché i rapporti, diciamocelo, tra le nostre segreterie e i ministeri sono ottimi, non è che non ci sono rapporti, ci sono e sono buoni, ma sono istituzionali. Quindi il segretario di Stato e il ministro italiano hanno un margine operativo ristretto, che non è politico. È appunto istituzionale, c'è un rapporto tra le due entità che deve essere per forza collegato a quello che è il rispetto reciproco e, non, e alla non invasione di campo. Politicamente diverso, io posso intervenire con la mia maggioranza e dirgli: fermati, stai facendo una cosa che su quegli italiani, su quello Stato, nostro amico, avrà un impatto negativo. Quindi prima dobbiamo metterci la pezza. Beh, assolutamente, diciamo che è qualcosa che vorremmo auspicare, però l'abbiamo vista molto attiva in questa campagna elettorale. Come si è rapportato anche con le istituzioni? Ma guardi, io ho un rapporto splendido da sempre con le istituzioni, nel senso io vengo dal mondo istituzionale, per me la base, anzi la cornice per cui, in cui fare politica è proprio il rapporto con le istituzioni a tutto tondo. Io durante il Covid ho fatto sì che Italia e San Marino potessero mantenere il confine di Cerbaiola aperto. Non abbiamo schierato l'esercito, non abbiamo schierato i carabinieri, non abbiamo schierato nessuno, ma con il mio prefetto ho segnalato quello che era la peculiarità dei nostri territori. Quindi i sammarinesi riuscivano a venire a Montegrimano, andare a mangiare la gallina, a curare il proprio orto, e gli italiani potevano andare a San Marino, nella zona di Fiorentino, a fare la spesa, a fare carburante e quant'altro. Questo è arrivato perché? Perché grazie al rapporto che abbiamo con le istituzioni italiane, con le istituzioni sammarinesi, si è riuscito a fare un connubio. In questa campagna elettorale ho incontrato tantissimi segretari di Stato con i quali ho affrontato alcune tematiche, tanti problemi. Ho incontrato tutto il mondo dell'associazionismo, quindi ho incontrato i sindacati sammarinesi, ho incontrato l'associazione bancaria, ho incontrato l'OSLA, ho incontrato l'ANIS, ho incontrato tutto il mondo, la realtà economica del sistema sammarino. Chiaramente ho incontrato anche il nostro ambasciatore d'Italia a San Marino, che ho trovato molto disponibile, una persona competente, una persona seria. Abbiamo parlato dei problemi delle buste, quando non arrivano, che cosa fare, qual è la tempistica per far sì che un cittadino italiano che non ha ricevuto la busta, come deve fare per... io non l'ho ricevuta, ad oggi io la mia non è ancora arrivata, no? Evidentemente c'è un problema, ma è un problema di solito dato dal fatto che io non ho aggiornato la mia residenza e quindi la mia non è arrivata. Però l'ambasciata è stata molto disponibile su questo tema, ha capito immediatamente che c'è un canale che va tenuto aperto e quel canale porterà sicuramente i frutti. Io oggi tornerò in ambasciata proprio per capire, mi sembra che il dato sia intorno alle 350 buste che non sono arrivate e cercheremo di fare una comunicazione quindi con l'ambasciata dove si dice le buste sono qua, venite a prendere perché sono pronte. Per voi. Quindi direi che ci siamo anche con i ministri italiani dello scorso governo, quindi quello uscente, ma anche di quello che arriverà. Ieri abbiamo fatto un'iniziativa qui a San Marino dove Antonio Tajani si è collegato. Antonio Tajani dovrebbe diventare, se tutto va bene, di sicuro ministro. Io immagino che sarà ministro degli esteri per il ruolo che ha il Partito Popolare Europeo, per il ruolo che ha quella compagine politica, quindi Forza Italia all'interno dello schieramento del centrodestra, immagino questo, insomma. Quindi per San Marino averlo già avuto ieri qua è sicuramente un elemento importante. Maurizio Lupi è venuto a San Marino 10-15 giorni fa, già ministro delle infrastrutture. Immagino che anche lui avrà un ruolo di governo, forse in quel senso, e sapete bene cosa possa voler dire per San Marino parlare di infrastrutture, superstrada, aeroporto, grandi collegamenti. Ecco, questi sono temi
che non sono da campagna elettorale, sono già per la proiezione di quello che è dal 26 di settembre iniziare a lavorare su temi concreti, precisi e che siano assolutamente funzionali alla vita di tutto il sistema sammarinese. Beh, a questo punto, prima di chiudere, un'ultima domanda. Ovviamente, lei, come abbiamo detto in apertura, è sì sammarinese, ma è anche italiano, quindi diciamo, un fatto assolutamente unico nel suo genere. Ma mi tolgo le curiosità, è già successo qualcosa di nuovo nei rapporti politici tra Italia e San Marino? Proprio sulla sua candidatura, perché effettivamente è un qualcosa che non era mai capitato. Ma guardi, proprio ieri parlavo con degli amici e dicevo, una cosa l'abbiamo fatta di buono, di sicuro abbiamo acceso i riflettori politici su San Marino. Voi considerate che questa cosa non c'è mai stata, non l'avevano mai pensata. Io quando l'ho proposta a Roma hanno subito detto assolutamente sì. Quando l'ho proposta a San Marino, perché la mia candidatura arriva dopo una condivisione con Roma e San Marino, nel senso abbiamo detto a San Marino non voglio fare un'invasione di campo, a Roma. Vi piacerebbe aprire un canale nuovo con San Marino? Le due risposte positive hanno generato questa candidatura unica nel suo genere, appunto, non c'era mai stato. Ma lei pensi che in questi giorni c'è stato il Partito Democratico che ha fatto la presentazione della lista a San Marino, Italia Viva e Azione che hanno fatto la presentazione della loro lista a San Marino, Forza Italia che ha fatto la presentazione della sua lista a San Marino. Noi Moderati che ha fatto la presentazione della sua lista a San Marino. Non c'è mai stato neanche questo. Allora, cosa sto dicendo io in questi giorni? Se solo la candidatura di un cittadino italo-sammarinese a Roma ha proiettato oggi, senza avere un dato concreto, non lo sappiamo cosa succederà. Prenderemo 50 voti o 5.000 voti? Non lo sappiamo perché non abbiamo uno storico, lo vedremo il 26. Ma solo la prospettiva di quello che potrà essere lo scenario nuovo ha già scatenato una grossa attenzione. Se San Marino si muove compatto, e qui lo dico veramente a prescindere dalla mia candidatura, oggi ci sono io come cittadino di titolo sammarinese, fra 5 anni ci sarà qualcun altro, non ho dubbi. Ma se oggi San Marino risponde in maniera unita e compatta a questa candidatura, San Marino fra 5 anni avrà al confine la fila degli esponenti politici italiani che verranno a cercare cittadini italo-sammarinesi da poter candidare. Cioè, San Marino qui si gioca, secondo me, una prospettiva incredibile, diventare fondamentale in Europa nella circoscrizione estero. Ha la potenza di fuoco per diventare determinante nell'elezione di un deputato. Già oggi lo abbiamo visto che i partiti lo hanno capito e stanno cercando di correre ai ripari, tra virgolette, per farsi vedere anche a San Marino. Lei pensi cosa succederà fra 5 anni se quest'anno, da qui, se il 25 settembre, da qui esce un dato clamoroso? Cioè, fra 5 anni sbanchiamo, cioè in Italia veramente verranno a chiederci per favore dateci un candidato. Bene, la ringraziamo per essere stati con noi, davvero ringraziamo Elia Rossi, ricordiamo, candidato per la Camera Circoscrizione Est Europa della lista unica di centrodestra e ci vediamo nel proseguo dei programmi di San Marino Web TV. Da Axel Paderni è tutto e linea alla regia. Grazie a voi, ciao a tutti.